L'ordine imposto dalla Restaurazione si rivela presto precario. I liberali si organizzano in società segrete e reclamano costituzioni che limitino il potere monarchico. Il dissenso contro l'assolutismo sfocia in una serie di insurrezioni a partire dal 1820. Le prime scoppiano in Spagna e nel Regno delle Due Sicilie, dove alcuni gruppi guidati dal generale Guglielmo Pepe ottengono dai Borbone una costituzione, anche se poi le divisioni interne aprono la strada alle truppe austriache. Nel Regno di Sardegna le aspirazioni liberali si intrecciano con rivendicazioni anti-austriache di unità sotto la monarchia sabauda. È per questo che la rivolta del marzo 1821 viene inizialmente appoggiata dal principe Carlo Alberto, poi posto alla guida della repressione. I moti hanno successo solo in Grecia, dove nel 1822 viene proclamata l'indipendenza, mentre la sollevazione decabrista, suscitata in Russia dagli esponenti delle classi più alte, viene fermata con durezza. Sono l'approccio elitario e l'esclusione delle masse popolari a determinare il fallimento complessivo dei moti degli anni venti. Ma una seconda ondata di insurrezioni investe l'Europa. La borghesia coinvolge anche i lavoratori, come dimostra la formazione di una maggioranza democratica nelle elezioni francesi del 1830, a cui Carlo X reagisce con un colpo di Stato autoritario. La risposta del popolo è immediata. A Parigi vengono innalzate le barricate e in tre giorni il re è costretto ad abdicare a favore di Luigi Filippo d'Orléans. La rivoluzione si estende al resto d'Europa. Il Belgio si separa dall'Olanda, mentre il tentativo di indipendenza della Polonia viene soffocato dallo zar. Sotto la guida di patrioti come Ciro Menotti, che sperano di ottenere l'appoggio dei sovrani locali, si sollevano anche molte città dell'Italia centrale. Vengono creati dei governi provvisori, di breve durata. I semi del risorgimento italiano sono tuttavia gettati. Il movimento liberale si rafforza e si articola in varie correnti.